Mariupol è caduta con un repentino cambio di strategia. Vladimir Putin ha bloccato la complicata e potenzialmente devastante operazione per stanare gli ultimi combattenti ucraini dall'acciaieria Azovstal. Ha dichiarato la liberazione della città portuale definita un successo. Il passaggio dall'assalto all'assedio permette a Mosca di celebrare una conquista da tempo agognata che verrà probabilmente suggellata con una grande parata il 9 maggio, anniversario della vittoria sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Putin non vincerà mai in Ucraina, non riuscirà mai ad occuparla del tutto, così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che intanto firma un altro pacchetto di 800 milioni di dollari di aiuti militari per Kiev, compresi droni tattici, munizioni, artiglieria pesante e cannoni howitzer. Gli Stati Uniti vieteranno i porti americani e le navi russe legate al governo di Mosca. Il primo ministro ucraino Shmyhal alla Casa Bianca ha parlato con il presidente. Il problema per l'impatto della guerra sulla crescita globale è che le prospettive di ripresa post-pandemica stanno rallentando, ma la preoccupazione più grande sono le tensioni sociali che rischiano di creare un clima più difficile perché le autorità possano prendere le decisioni giuste. Lo ha detto la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, durante un dibattito a margine dei meeting a Washington. Numeri del Covid nelle ultime 24 ore. L'Italia registra 75.020 nuovi casi a fronte di 446.180 tamponi. Secondo il bollettino della salute, 166 sono i morti, dimessi guariti 59.916. Crescono gli ingressi in terapia intensiva, più 2, e le ospedalizzazioni, più 24. Il tasso di positività è al 16,8%. In Lombardia, a fronte di 69.409 tamponi effettuati, sono 9.678 i nuovi positivi, pari a un tasso del 13,9%, 30 i decessi per un totale da inizio pandemia arrivato a 39.712 vittime. Per quello che riguarda invece la situazione negli ospedali, sono aumentati ancora i ricoveri, in terapia intensiva si arriva a 39 più 1, in area medica 1.196 più 27. I dati per province vedono a Milano 3.102 nuovi casi, di cui 1.290 nella città capoluogo, Pavia 537. La pandemia non è conclusa, anche se siamo usciti dallo stato d'emergenza e siamo in una fase diversa da quella del passato, il virus non è scomparso. Ancora oggi il numero dei contagi è significativo, ci sono 1.200.000 italiani con il Covid e ancora ci sono oltre 100 vittime, ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza. La cronaca lombarda, dramma familiare ad Alcurzio, Monza e Brianza. Una 58enne, Fabiola Colnaghi, è stata uccisa a calci e pugni dal figlio di 24 anni, Davide Garzia, al culmine di una lite. È stato lo stesso 24enne ad allertare il 112, confessando il delitto. I due vivevano insieme, mentre il marito era morto da tempo. Il giovane adesso è in stato di fermo in attesa dell'interrogatorio da parte degli inquirenti. Un imprenditore di 56 anni è stato trovato morto con una ferita alla testa nella sua casa di Grumello del Monte, siamo in provincia di Bergamo. Gli inquirenti indagano per omicidio aggravato. L'ipotesi al vaglio dei pubblici ministeri è quella della rapina finita nel sangue. La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo di circa 600.000 euro a carico di alcune sigle sindacali di CISL e UIL in una seconda tranche dell'inchiesta del PM Paolo Storari su una presunta truffa all'INPS attraverso un sistema di indebita fruizione delle aspettative sindacali non retribuite. È finito fuori strada al volante della sua Passat, è morto sul colpo, tragedia all'alba di giovedì in località Sapione, tra Carbonara al Ticino e San Martino Siccomario. A perdere la vita un 42enne residente a Groppello Cairoli. L'auto è uscita di strada, si è ribaltata nel fossato laterale, l'uomo è rimasto schiacciato sotto l'auto, inutili gli interventi dei soccorritori. Fino a fine anno alla scuola Carducci di Pavia ci saranno 3 supplenti, sono infatti state sostituite dalla dirigente scolastica le 3 maestre che avrebbero bullizzato un loro allievo di 8 anni. Si tratta di una sospensione cautelare nei loro confronti in attesa della chiusura dell'indagine interna alla scuola per l'adozione di eventuali nuovi provvedimenti a loro carico. Il sindaco di Zlatarello, Simone Tiglio, resta agli arresti domiciliari. Il tribunale del riesame ha infatti respinto la richiesta della difesa che aveva invocato la cancellazione della misura. Tiglio, che è sospeso dall'incarico di sindaco, era stato arrestato il 21 marzo con accusa di avere condizionato una gara per l'asilo nido e un concorso per la casa di riposo.
Pronto meteo per venerdì 22 aprile, coperto al mattino, prime schiarite del pomeriggio, a iniziare dalle Alpi più ampie estese a tutta la regione dalla sera. Precipitazioni deboli, residue al mattino, tendenti a concentrarsi sui settori orientali, nel pomeriggio più sporadiche anche a carattere di rovescio. Generale attenuazione in serata, ma attenzione perché sabato pomeriggio arriverà una nuova perturbazione che porterà altra pioggia nel weekend. Tutte le notizie aggiornate con ARPA Lombardia e Trevi Meteo sul nostro sito prontometeo.it. Queste invece le notizie principali che trovate con approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it, Lombardia Live 24, Itinerary News, oltre alle nostre pagine social, editore, agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.